Oggi è una celebrazione particolare, inusuale, si Sì, sente? meglio. È inusuale ed è legato ai 150 anni da quando è stato definito l'appartenenza del territorio della Commenda al comune di Montefiascone. Ci sono state diverse storie su questa appartenenza, ci sono state diverse lotte, guerre, dico proprio guerre a tutti gli effetti che ci sono stati fra i viterbesi e i montefiasconesi e ci sono state anche diverse problematiche tra gli abitanti della Commenda e gli abitanti di Montefiascone. L'area della Commenda, che era di, credo fosse 1800 ettari in epoca andata, e questo terreno cuscinetto che va a sud di Montefiascone e che arriva poi fino alla Tuscanese, e questa lingua sostanzialmente che entra nel territorio che è di Viterbo. La Commenda era molto ambita per una serie di motivi, in particolare il fatto che era ricca per il legnatico, era ottimo per la caccia ed era sicuramente per l'agricoltura, una seminativa, eccetera, molto apprezzata. Ci sono stati degli usi civici che sono stati poi risolti, poi magari il sindaco magari ne conosce qualche cosa in particolare, e solo nel 2010, io ho comprato la commenda nel 2011 e mi è arrivato il primo giorno utile di gennaio del 2011, mi è arrivato finalmente il certificato che attestava la liberazione da qualsiasi uso civico. Ed è stato anche questo un problema che è durato diversi anni. Considerate che io ho un documento in cui c'è una sentenza del tribunale durante il regno, in cui praticamente dava ai Doria Vanvini, che sono stati proprietari anche della commenda, gli dava ragione in una sentenza, e parliamo del 1936. La cosa cominciava ancora prima e solo nel 2010 si conclude la storia degli usi civici. Altro aspetto importante della commenda, che approfittando anche e di cui ringrazio moltissimo il sindaco, che lo vedo assolutamente, io sono non sono a tutti gli effetti un residente a Montefiascone, ma ho potuto notare che è molto attivo e sicuramente ha molto a cuore il comune di Montefiascone, e approfittando della sua presenza vorrei dire che potrebbe essere l'occasione della commenda, la presenza di Annibal Caro potrebbe essere un appuntamento costante annuo per poter in qualche modo celebrare questa presenza importante che Annibal Caro ha avuto nella Tuscia, e in particolare, come molti di voi forse sanno, è stato anche commendatore della Commenda. Lo è stato nell'ultimo periodo della sua vita, dal 1555 fino al 66. Quindi, a tutti gli effetti, credo che sia un cittadino che ha fatto la storia della Tuscia e credo anche di Montefiascone. Quindi mi auguro di poter in qualche modo poi fare un appuntamento regolare anno per anno, ovviamente in accordo con l'amministrazione. Naturalmente non rubo più tempo, passo al sindaco che naturalmente ci porta i saluti e forse anche qualche ricordo sulla commenda. Sì, grazie. Io dico poche parole perché è chiaro che non è che sono uno storico, sono qui, diciamo, per imparare da voi, diciamo, le origini del nostro territorio, perché ho visto personaggi come Luigi Di Simone, che ringrazio, Nicola e tanti altri che sono qui presenti, che comunque si adoperano e si prestano sempre per ricercare un po' quello che è la storia del nostro comune. Io, ecco, voglio portare i miei saluti personale di sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Ringrazio Luigi Di Simone che veramente ha preso questa iniziativa molto lodevole e sono grato, e ogni iniziativa che verrà presa in questo senso noi saremo sempre pronti a dare il nostro patrocinio. È chiaro che parlare della commenda e parlare di una parte di Montefiascone è veramente importante, perché la commenda ha
sempre, è stata sempre importante sia dal punto di vista logistico, che è a confine tra Viterbo e Montegascone, che dal punto di vista agricolo, perché è un appezzamento di terreno che veramente ha sempre prodotto, diciamo, prodotti alimentari di notevole importanza. Per cui, ecco, parlare della Ponente, della sua storia, delle sue origini per noi significa imparare e conoscere sempre più qual è la cultura del nostro paese e quali possono essere state, diciamo, anche i ricordi dei nostri nonni che hanno vissuto lì. Io so che, per esempio, la famiglia di mia suocera erano proprietari di un grande appezzamento di terreno della Ponente, di Scarponi. Erano parenti di soci, per cui sta cosa un po', no, scava anche nella storia mia familiare, e per questo è veramente un piacere, è un onore sentire anche da chi conosce la situazione, è tutto da imparare. Ho visto che qui in questo comune c'è proprio la lapide dedicata, diciamo, a 150 anni di storia dei Santissimi Giovanni il Pittore, e nemmeno, per esempio, me l'ha detto Mari, mi ha fatto notare, mi chiamare, non lo so, non lo vedo, forse è uscito, dice: guarda, sindaco, lì c'è, infatti adesso cercheremo di rispolverarla e rivalutarla al massimo. Ecco, io concludo qui perché mi piace far parlare chi ne sa più di me, per conoscere quali sono veramente la storia di origine di questa terra. Ecco, come ha detto Luigi Di Simone, sono 15 anni che si lotta per togliere questi usi civici e finalmente nel 2010 sono state tolte da ogni vincolo che c'era tra la Ponente e la provincia. Ecco, io vi ringrazio e lascio la parola a questo punto, felicita alla professoressa. Grazie. Diceva sia l'ingegner De Simone che il sindaco che la commenda ci appartiene perché ovviamente è legata alla Tuscia. Come arriva questo personaggio, Annibal Caro, alla commenda di Montefiascone? Annibal Caro era nato a Civitanova Marche ed era venuto a contatto con il cardinale Alessandro Farnese, il quale era legato della Marca. E da parte sua c'era stata subito una grande ammirazione per questo cardinale, che era così grande nel suo essere mecenate, nel suo essere diplomatico, aperto verso tutti, con un amore speciale per la Marca Pontificia. Tanto è vero che proprio in omaggio alla Marca Pontificia lui ci si recava molto spesso, si fermava a Visso. Visso per lui era un amore speciale. E proprio per ricordare questo suo passaggio, al di sopra di Visso, e c'è ancora, fece erigere dal suo architetto, che era Antonio da San Gallo il Giovane, che lo accompagnava sempre nei suoi viaggi, fece erigere un monumento, perché non è soltanto una chiesa, appare proprio in una forma monumentale, in una forma ottagonale, che era molto cara al cardinale Farnese, in quanto rispettava il senso esoterico dell'ottava. E venne chiamato questo tempio della cristianità, e ci si chiama ancora, il Macereto. Quindi chi ha occasione di andare in quelle zone, purtroppo ultimamente tristemente note, può veramente ammirare ancora questa bellezza. Il cardinal Farnese però non venne subito a contatto, diciamo, diretto con Annibal Caro. Annibal Caro in quel momento era uno studioso che doveva uscire dalla provincia, quindi doveva evadere da Civitanova Marche, e la sua occasione si presentò quando in Firenze un banchiere che era un po' nella sfera dei medici lo chiamò come precettore del proprio figlio. Questo banchiere si chiamava Luigi Gaddi ed aveva un fratello piuttosto introdotto in Vaticano. Questo prelato, che fungeva anche un po' da ambasciatore, da protonotare apostolico, si spostava spesso. Quindi
il caro entrò nella sfera di questo prelato, alto prelato, e con lui si recò anche a Napoli, dove venne a contatto con l'intelligenza di Napoli di quel momento, quindi con tutti gli studiosi, e quindi la sua conoscenza e anche la sua cultura indubbiamente andava sempre più ampliandosi. Ma in Vaticano ritornò quando il grande cardinale Farnese, io chiamo grande anche il primo, qui dobbiamo fare una distinzione, troveremo due grandi cardinali Farnese, quello che poi diventerà Papa con il nome di Paolo III e il nipote. Ebbene, il primo cardinale lo chiamò perché vide in Annibal Caro, e questo è molto importante, non solo la cultura ma anche la saggezza, anche la pacatezza dell'uomo, e quindi pensò bene di metterlo come segretario del figlio Pierluigi. Pierluigi, come ebbe a dire il cardinal Carafa, era uno scellerato, e per questo figlio scellerato il Santo Padre ha un amore sviscerato. Perché era uno scellerato? Pierluigi era un uomo d'armi, era un uomo d'azione, era il primo figlio del Papa. E perché bisogna adesso aprire una parentesi e ricordare che Paolo III, che diventerà Papa nel 1534, da cardinale aveva avuto quattro figli. Ma a chi veramente era destinata la continuità della famiglia, quindi il portare avanti la progenie, era proprio Pierluigi, perché Alessandro vide in questo figlio la possibilità che gli potesse dare poi dei nipoti, e glieli dette infatti, perché Pierluigi ebbe cinque figli che vennero sistemati poi in un po' in Vaticano e un po' che continuarono la stirpe della famiglia. Allora Annibal Caro diventò il segretario di Pierluigi. Perché abbiamo detto che Pierluigi era un po' scellerato? Perché sì, era un uomo di azione, era un uomo anche di ingegno. Non dimentichiamo che salvò il Palazzo Farnese di Roma durante il sacco di Roma 1527, perché fece installare proprio il quartier generale dei comandanti dentro Palazzo Farnese, e quindi lo salvò da tutto il saccheggio che si ebbe nella grande città. Naturalmente i cardinali con il Papa erano chiusi in Castel Sant'Angelo, ma lui, che era un guerriero, con i suoi soldati, era un mercenario, quindi con i suoi soldati partecipò anche al sacco di Roma. L'Annibal Caro quindi cominciò a diventare segretario di questo personaggio ancora quando era figlio del cardinale. Ma poi nel 1534 avviene qualcosa di straordinario. Mentre Pierluigi era stato richiamato a Valentano e messo un pochino da parte, nel senso di, non dico in castigo, ma quasi, perché aveva combinato qualche problema, che adesso non andiamo nei dettagli, con Clemente VII Medici, che lo aveva scomunicato, il padre cardinale, che cercava sempre di proteggerlo in qualche modo e gli aveva appunto messo accanto Annibal Caro come primo segretario, che non lo lasciasse mai, che lo guidasse, che lo consigliasse, che gli facesse notare gli errori che faceva, perché era un impulsivo, perché era una persona che, a differenza del grande padre, non aveva un minimo di diplomazia. Si sentiva anche forte, e si sentì talmente forte dopo l'elezione di questo padre cardinale a Papa, che scappò da Valentano di corsa, raggiunse Roma, e il padre, che lo amava enormemente e che come guerriero indubbiamente lo stimava, lo fece subito gonfaloniere della Chiesa, quindi ebbe il comando generale di tutte le truppe. A quel punto cominciò
l'importanza di Pierluigi e naturalmente anche di Annibal Caro, il quale si trovò ad essere segretario di un personaggio straordinario, che non solo fu gonfaloniere della Chiesa, ma poi nel 1537 il grande padre, che ormai era papa, creò per lui il Ducato di Parma e Piacenza, nonché Ducato di Castro. Quindi fu il primo duca di Castro e fu il primo duca di Parma e Piacenza. Le cose cominciarono quindi a andare molto alla grande per questo personaggio e ovviamente anche per Annibal Caro, il quale si recò diverse volte in Francia, seguendo naturalmente il suo signore, e ebbe sempre parole di grande ammirazione verso questa famiglia Annibal Caro. Anzi, il più delle volte, in una lettera molto importante che è negli archivi vaticani, lui, rivolgendosi a un amico con il quale aveva questo scambio epistolare, lui dice: è una famiglia di una grandezza infinita, e fa proprio capire che la grandezza di questa famiglia addirittura spaventava, e lui usa proprio questo verbo, dice: questa grandezza spaventa, spaventa i contemporanei. Allora, dicevo, ormai segretario di Pierluigi, lo segue, ma Pierluigi ebbe un triste destino, perché nel 1547, nella cittadella di Piacenza, venne assassinato dalla congiura del Placche. La congiura del Placche si riferisce alle quattro famiglie lombarde: Pallavicini, Landi, Anguissola, Confalonieri, i quali con alle spalle Ferrante Gonzaga e, secondo molti storici d'allora, probabilmente anche Carlo V, il grande imperatore, che vedeva l'espansione parmesiana andare sempre più avanti. Pierluigi sapeva di essere nell'occhio del mirino ed era circondato sempre da un manipolo di fedelissimi che non lo abbandonavano mai. Quindi, oltre il suo segretario, oltre personaggi di cui lui era circondato, aveva anche questi soldati a difenderlo. Ma in un momento evidentemente dove l'erta era diminuita, riuscirono con i propri soldati, queste quattro famiglie, a penetrare nella cittadella, riuscirono ad ucciderlo, lo fecero a pezzi, in un senso dispregiativo, e buttarono i pezzi nel fossato. Ora, Pierluigi aveva dato luogo a un po' di gossip di allora. Non so se è il caso di dirlo, ma diciamolo, perché il gossip è sempre, era stato molto chiacchierato. Infatti c'è una lettera, sempre negli archivi vaticani, in cui il padre, allora cardinale, gli ricorda che dovrà incontrare Carlo V, dovrà incontrare insieme a questo imperatore grandi personaggi, quindi che non si circondasse di ragazzetti come lui era solito fare, e che andasse con una certa dirittura. E in modo particolare, in questo caso, lo raccomandò al suo segretario, ad Annibal Caro, dicendo: mi raccomando, le stia vicino, faccia in modo che si comporti bene. Perché c'era stato un episodio proprio nelle Marche di cui aveva parlato un grande nemico di Annibal Caro, perché non andava d'accordo con questo Benedetto Marchi, il quale era un po' giornalista, un po' editore di allora, faceva sapere le notizie, e il Marchi aveva diffuso la notizia che il vescovo di Fano, vero Giancarlo, il vescovo di Fano aveva subito una violenza da parte di questo Pierluigi. Il vescovo di Fano era un giovane di 20 anni, di bell'aspetto, e lo scandalo non si fermò lì, ma soprattutto divampò nel momento in cui, dopo un po' di giorni, questo giovane vescovo morì. Secondo alcuni si suicidò, secondo altri fu avvelenato, secondo altri morì dalla vergogna, comunque sia morì. E quindi questo avvenimento così
brutto, diciamo così, anche amorale, eccetera, e venne amplificato e fu un po' il gossip di allora. Se ne parlò un po' in tutte le correnti. Perché Pierluigi Farnese fu assassinato? Ora noi ci chiediamo, soprattutto coloro che studiano in modo particolare Farnese. Indubbiamente per i motivi che ho detto di anzi. Era inviso a queste famiglie lombarde che vedevano in questo personaggio, che si sentiva così sicuro, così anche in suo piedistallo, perché era il figlio del Papa, quindi si sentiva un intoccabile, e invece riuscirono ad ucciderlo, perché non conosceva l'arte della diplomazia, l'ho già detto, perché non riusciva a stabilire rapporti di buon vicinato con nessuno e quindi volevano assolutamente farlo fuori. Ma il grande padre, che era sempre presente a tutti gli avvenimenti farnesiani ed è stato un uomo di una grandezza impareggiabile nei suoi disegni politici, aveva anche fatto in modo che la figlia naturale di Carlo V, Maria Teresa d'Austria, diventasse la moglie del figlio di Pierluigi, quindi di Ottavio. E questa signora, Madama, a Roma c'è Palazzo Madama, è riferito proprio a lei. Perché Palazzo Madama era di questa nobile donna? Perché in primo matrimonio aveva sposato un Medici. Una volta diventata vedova, perché Alessandro dei Medici venne ucciso dal cugino Lorenzino dei Medici, una volta diventata vedova sposò appunto Ottavio Farnese. Matrimonio, Ottavio era giovanissimo, era giovane anche lei, di pochi erano fanciulli in un certo senso, erano molto molto giovani e lei non prese molto bene questo matrimonio, perché forse sperava di migliorare, di avere una sistemazione matrimoniale ancora più importante di quella a cui era destinata. E allora il nonno si dette tanto da fare perché queste proprietà Medici, che erano appartenuti al marito di lei, andassero proprio per eredità a lei stessa. Quindi ecco Palazzo Madama a Roma. Ma questa donna ebbe una grande considerazione su Ottavio nel momento in cui questo ducato, dopo la morte di Pierluigi, e qui c'entra ancora Annibal Caro, andava disfacendosi. La Camera Apostolica rivoleva questo ducato, perché lo rivoleva incamerare, ma Ottavio lo difese con tutte le sue forze e riuscì, per fortuna, perché nel frattempo in Vaticano c'era un personaggio importantissimo dei Farnesi, quello che passerà alla storia come il Gran Cardinale. Per capirci, noi che siamo della Tuscia, quello della Reggia di Caprarola. Perché i Farnesi chiamavano Caprarola non il Palazzo Farnese, perché li avevano in tutti i paesi, in tutti, meno che a Montefiascone. E c'è un motivo. Ma ne avevano in tutti i paesi il Palazzo Farnese, ma chiamavano Reggia, per distinguerla proprio nella sua grandezza, nella sua magnificenza, nella sua bellezza. Ed era il nipote del Papa, che si chiamava Alessandro come lui. Quindi Alessandro aveva preso proprio il DNA del padre, conosceva l'arte della diplomazia, era un grande personaggio, sapeva trattare con tutti e riuscì, sempre un po' con la politica degli avvicinamenti, del buon vicinato, eccetera, a fare in modo che Ottavio potesse tenere questo ducato. Ma Annibal Caro non rimase nel ducato di Parma e Piacenza, ma seguì il Gran Cardinale. Seguì il Gran Cardinale perché diventò non solo suo segretario,
ma diventò un amico carissimo, e sembra che ispirasse proprio il gran cardinale nel tema delle pitture a Palazzo Farnese a Roma, e ancora di più, e quindi la sua presenza in Tuscia, nel Palazzo o Reggia, come la vogliamo chiamare, di Caprarola. Quindi Annibal Caro diventa, fa parte ormai dell'entourage farnesiana, è entrato fortemente in questa famiglia, perché nel 1549, esattamente 2 anni dopo la morte di Pierluigi, il Papa Paolo III morì. Morì perché ebbe il dispiacere della perdita del figlio, fu ovviamente incommensurabile, ma poi anche i dispiaceri che gli diede Ottavio, perché pensando Paolo III che il Ducato di Parma e Piacenza, attraverso il Gonzaga, attraverso le 4 famiglie lombarde che ormai erano unite a Carlo V, potesse entrare nella sfera di questo imperatore, voleva assolutamente che ritornasse alla Camera Apostolica. Ma Ottavio, come ho già detto, lo difese strenuamente. E a quel punto la moglie Maria Teresa d'Austria si staccò dal padre imperatore e difese insieme al marito questo ducato, e riuscirono veramente a riprenderlo. Persero alcuni territori, però continuarono a portarlo avanti. E andiamo a Annibal Caro. Quindi Annibal Caro fa parte ormai di questa famiglia, e lui racconta che il grande cardinale si muoveva con una corte di 300 persone, era circondato da architetti, da pittori, di artisti, da botanici. Aveva creato a Roma i famosi orti farnesiani. Aveva creato per sé, a imperitura memoria di quello che doveva essere il suo mausoleo, la grande chiesa del Gesù, a Piazza del Gesù a Roma. Chi entra in questa chiesa e vede questa magnificenza, ormai siamo alla fine del 1500, quindi entriamo anche in un'altra epoca artistica, ma guarda per terra e si accorge che lì è sepolto questo grande cardinale. Ed Annibal Caro in più occasioni sottolinea che la grandezza di questo uomo, che le sue ricchezze, perché attraverso le prebende che arrivavano dai vari incarichi che lui aveva, giungevano naturalmente anche soldi, anche possibilità. Non dimentichiamo che il grande cardinale porta a compimento il Palazzo Farnese a Roma, iniziato da Antonio da San Gallo il Giovane, continuato poi dal Michelangelo e alla fine continuato dal Vignola. Porterà il Vignola anche a Capodimonte, lo porterà a vedere l'isola Bisentina, perché all'isola Bisentina il mausoleo dei Farnese, quello originario, era una semplice chiesetta dei frati, una modestissima chiesetta, ma il grande cardinale disse: no, la mia famiglia non può essere sepolta in una piccola chiesa, deve essere qualcosa di eclatante, qualcosa che si veda da lontano, che dica sempre e metta veramente in rilievo la grandezza di questa famiglia. E quindi fece fare questo disegno dal Vignola, che poi fu portato avanti dal suo capomastro, perché nel frattempo il Vignola morì, e quindi la grande chiesa dell'isola Bisentina venne finita dalla sua scuola. Annibal Caro continua a essere presente in questa famiglia, e qui c'è il capolavoro che fece il grande cardinale Farnese. Lo volle rendere nobile, perché si era fatto molto apprezzare questo personaggio. Non potendogli dare il cognome Farnese, lo volle come amministratore di questa commenda.
ma per poter diventare commendatore della commenda dei Santissimi Giovanni e Vittore ci voleva di creare uno stemma, ci voleva di creare un arme, e quindi si rivolse ai cavalieri di Malta, dicendo che dovevano rendere cavaliere di grazia il nostro Annibal Caro, il quale infatti diventò cavaliere di Malta, cavaliere di grazia, e quindi commendatario e commendatore della tenuta cosiddetta commenda, che ci ha descritto bene l'attuale proprietario, quindi dove noi sappiamo, e lui quindi si venne in questa commenda, la frequentò moltissimo, e noi pensiamo, perché questa è un'idea nostra, che potrebbe anche aver immaginato lì, potrebbe essere nata in quel silenzio della commenda l'idea di tradurre l'Eneide. Sappiamo con certezza che l'Eneide venne tradotta più tardi, negli ultimi anni della sua vita, quando lui ormai pensò bene di ritirarsi a Frascati, dove aveva una piccola villa in mezzo al verde, e qui cominciò a tradurre l'Eneide, un capolavoro della nostra letteratura, che è conosciuto e tradotto in tutte le lingue del mondo. Veramente, dove c'è un italiano, ormai i tempi erano cambiati, quindi c'era la necessità di far conoscere a tutti le grandi opere letterarie, e il latino non sempre era più comprensibile, soltanto i dotti potevano farlo. Quindi ecco questo avvicinamento al popolo, questa saggezza anche da parte di Annibal Caro di capire che un'opera grandiosa come poteva essere l'Eneide doveva essere fruibile a tutti, e così fece. Ma noi immaginiamo che proprio alla commenda ebbe queste idee, perché nel silenzio, nella pace di questo luogo, avrà ripercorso un po' la sua vita, avrà ripercorso i suoi viaggi, avrà ripercorso anche i momenti in cui si è trovato in difficoltà di giustificare il suo primo signore, che era stato appunto Pierluigi Farnese, e di meditare sulla grandezza di questo grande cardinale, che lui, morendo nel 1566, sperava ancora che sarebbe diventato papa. Vi ringrazio per l'ascolto. Ovviamente è molto difficile intervenire poi dopo Felicita, per cui non vorrei essere in tasti. Io a questo punto devo chiedere perdono. Io sono un'appassionata della famiglia Farnese, sono ormai 50 anni che la studio, quindi io ho molta passione, vi perdono, e se pensate di me, ma insomma, perché tutta questa grande passione? Concedetemela, perché veramente ormai fa parte di me. Lo conosciamo. Brava. Vi ringrazio e spero di non avervi annoiato. Grazie ancora. Vabbè, ma l'altro lo sentite ugualmente. No, metti. Il mio è visto un po' diverso da quello di Felicita, insomma, ma del resto ognuno è quello che è, e poi siamo tutti complementari, no? Per cui la comunicazione di Felicita è impostata effettivamente sull'emozione, sul sentimento. Io sono un po' più tecnico, diciamo, la mia risposta sarà una scheda sulla commenda, una scheda breve per inquadrare appunto questo contesto, e poi passerò la parola a Massimiliano Marzetti, che attualmente, diciamo, sta proprio studiando la controversia che c'è stata, sta cercando di analizzare in modo più approfondito, per cui per quell'aspetto della controversia ci sarà Massimiliano. Ecco, io appunto partirei proprio dalle origini, perché la commenda, ecco, parliamo degli ospedalieri, parliamo di Annibal Caro, ma la commenda ha una storia ancora più antica,
è stata poco studiata in effetti, perché sembrerebbe che lì ci fosse un insediamento romano, insomma un piccolo vico o qualcosa, e c'è una relazione dell'Ottocento, che sta all'archivio di Stato di Viterbo, di un certo commendatore Laurenti, quindi probabilmente uno dei commendatori successivi, che è la relazione sulle rovine esistenti alla commenda, e ve la leggo perché così diciamo è questa indicativa. Il fabbricato della commenda è tutto appoggiato sopra un fondo di mura antiche lavorate a pietre riquadrate di un palmo circa. Le mura sono all'opus reticulatum, per cui tipicamente romane, e si osservano delle macerie e avanzi di intonacature all'incausto di tutti i colori, secondo le stanze. Circa 10 anni addietro, dove si lavorava con il via Aratri, fu scoperto un angolo di un pavimento di mosaico che esposto all'aria si è distrutto. Si trovano dei pezzi di marmi e porfidi, avanzi di pavimento, una lapide di vari piedi di grandezza. La prima linea conteneva la parola Plini, la seconda Fabi, con altre 2 lettere, non dice altro. Da vari contadini ho più volte inteso essere ritrovate delle urne di terracotta, e dalla descrizione fattamene esse erano di forme eleganti e si asseriva da certi vecchi, ora morti, che uno tra gli altri ne avesse trovato una ripiena di monete d'oro, un tesoro, insomma. Ecco, questa è questa breve relazione che facci capire comunque che sotto la commenda, insomma, c'è una storia che anche per voi quella forse studiata un po' di più. Il primo documento invece storico, proprio andando avvicinandosi a noi, è del 1174, per cui non è proprio vicinissimo, e comunque riguarda appunto l'ordine degli ospedalieri di San Giovanni, che già risultavano insediati appunto nel castello, qui lo parla di un castello, castello di San Vittore. San Vittore in Silva, infatti la prima denominazione era appunto soltanto San Vittore. E il nome Giovanni, quello che erano appunto gli ospedalieri, perché loro avevano, infatti erano anche giovannini, perché era il loro santo, insomma. Sì. Per cui San Vittore diventerà poi San Vittore, San Giovanni è Vittore. Poi 1208 una bolla di Innocenzo III nomina il castro, e qui lo nomina come castro, prima come castello castro, ma più o meno la stessa cosa, castro San Vittoris, con l'annessa chiesa di Santa Lucia, assegnato al monastero di San Martino a Cimino, per cui qui apprendiamo, diciamo, ecco, conosciamo il nome della chiesa che stava annessa in questo contesto, in questo castro. 1302, per cui un sacco di quasi di 100 anni, registro di riscossione delle decime, si trova una indicazione che dice il precettore dei santissimi Ioannis Victoris, che appunto qui ha preso il dato di denominazione, però specifica. Io penso come c'è una volta mi hanno fatto, quando vedete doppia S, non sono santissimi, sono santi. Santi, scusate il mio mantellismo. Sì, 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 è vero. Comunque Ioannis Victoris, dunque Barneo Regensis Diocesis, ecco, questo qui ci informa che il castro, il castello, in questo caso appunto la contrada, come poi verrà chiamata anche, apparteneva alla diocesi di Bagnoregio. Anche Montefiascone faceva parte della diocesi di Bagnoregio. 1802, è strano questo fatto perché poi il territorio effettivamente era sul territorio di Viterbo, il Bagnoregio era abbastanza lontano, però la competenza era appunto quella della diocesi di Bagnoregio. 1312, nel momento in cui viene soppresso l'ordine dei templari, e ecco, si chiamava il castello, ancora non è commenda praticamente, Giovanni Vittore riceve i beni che vengono requisiti ai templari. In questo caso una presenza templare che era quella del Burleo, del Burletto, che stava in territorio tra Montefiascone, Tuscania e Viterbo, c'era questo Burleo o Burleggio, che viene appunto affidato agli ospedalieri della commenda, e ugualmente Santa Maria in Capita, che era una magione che sta nei pressi di Bagnoregio, ugualmente proprietà templare che passa, essendo il Bagnoregio, a maggior ragione passa sotto il controllo
1322 è ribadita l'appartenenza della contrada, quindi anche appunto chiamata contrada, dei Santi Giovanni e Vittori al territorio di Viterbo. Però l'appartenenza della contrada geograficamente appartiene al territorio di Viterbo, mentre la competenza religiosa appunto era della diocesi di Bari. Di fatto specifica, avvenimenti in depositum est in distritto Circassi Viterbi, contrada Clepicito, contrada Salutò, medio anni sette vittori, Iuxta, tenendo un castro non lo scondis. Poi, questo lo siamo nel 1322, nel 1369 succede qualcosa. Succede qualcosa perché Papa Urbano V, che stava qui a Montefiascone, decide, per vari motivi, di erigere Montefiascone, la cattedrale, la chiesa di Montefiascone a cattedrale, in sostanza crea una diocesi, crea la diocesi di Montefiascone. Per fare questo toglie dei territori limitrofi al territorio di Montefiascone per ingrandire ovviamente, per dare più importanza. E allora, tra le altre cose, nel documento appunto che è del 31 agosto 1369, le località che vengono messe sotto la competenza del vescovo di Montefiascone sono Santa Maria della Sanguinara, poi appunto dice Sanctorum de Ioannis et Victoris, poi Castra Araldi, che è Castellaraldo, Santa Maria in Capita, che è appunto la chiesa di Bagnoregio appartenente ai regolari, Santa Maria degli Ospedali, San Giovanni, sempre questa, poi niente anche dei castelli orbitali, di Orbesi e Tuscanesi, appunto perché ha preso delle località appunto da queste altre diocesi. Ora, questo fatto qui, in qualche modo, fu la scintilla che fece poi scattare questa controversia, in qualche modo. L'atto di Urbano V costituì l'inizio di un'estenuante controversia, di quanto Viterbo venne privata dei castelli di Montaliano, Cornossa, Castel Fiorentino, Celleno, della contrada di Santa Maria in Sanguinara e di quella di San Giovanni e Vittorio, appunto quella di cui stiamo parlando. L'importante privilegio, sollecitato con distanza dalla comunità di Montefiascone, che voleva ampliare il proprio territorio reputato troppo angusto, il documento diceva districtum modicum era comunque piccolo, insomma era angusto, fu concesso dal Papa ai Montefiasconesi a titolo di ricompensa per aver combattuto al fianco del rettore del patrimonio contro i viterbesi, appunto era una specie di punizione verso i viterbesi che si erano ribellati alla autorità pontificia. Tuttavia la validità del documento, che costituiva uno dei principali titoli con cui Montefiascone affermava i suoi diritti sulla commenda, era contestata dalla comunità di Viterbo. Siccome per essere stato il detto Papa, prevenuto dalla morte, una tampona non fu usitata né notificata, così per conseguenza non poteva avere in nessun modo alcun effetto. Per cui contestavano con questa ragione. Però, poi, questo era il 1269, ma alcuni anni dopo, 1877, Papa Gregorio XI confermò questo documento, per cui con un altro documento pontificio estese la giurisdizione temporale al comune di Montefiascone sui luoghi che Urbano V era in funzione della diocesi, per cui sembrerebbe teoricamente risolto. Tanto più che Eugenio IV nel 1439 ritorna ancora sull'argomento, ancora maggiore, puntualizza ancora con più precisione. E difatti lui dice, e merita di leggerlo perché si capisce con quale forza appunto quella determinatezza appunto si esprime per acquisire questi luoghi. Vogliamo e stabiliamo con l'autorità apostolica e sulla base della nostra sicura conoscenza che i castelli, i luoghi e i territori sottoscritti ed anche i monasteri, le chiese, le case e le altre cose poste in esso, cioè di Valentano, Latera, Gradoli, Grotte, San Lorenzo, inoltre i castelli di Bisenzio e Capodimonte con i loro territori e ancora il luogo dell'isola Martana nel lago di Bolsena, che sono di Malta, anche ciò che presso il detto lago si trova, i castelli di Cornossa e Castellonchio, e poi Celleno, Fiorentino sarebbe Castel Fiorentino,
con i loro territori e intendimenti, gli edifici dell'isola bisentina, praticamente conferma tutto quello che è stata la diocesi di Monte Vesconi, tutte le proprietà della diocesi di Monte Vesconi, le competenze. Eugenio IV. Sì, che sta sulla Valdimbozzina di Santa Maria di Sanguinario, dei Santi Giovanni e Vittori, qui lo specifica ancora, di Castellaraldo, di Santa Maria in Carpi, di Santa Maria dell'Ospedale, di San Giovanni Gerosolomitano, della diocesi castrense, orvietana, di Calvese, Tuscanese e Bagnorese, nonché tutto ciò che della diocesi predetta di Bagnoregio fu e sempre stato tra cellino, per cui delimita questo spazio, quello che è sempre stato tra Cellino, Viterbo, Toscanella e Montefiascone, e nei loro tenimenti sia d'ora in avanti della diocesi di Montefiascone, e tutte quelle cose che noi le assegniamo e attribuiamo alla medesima diocesi di Montefiascone, e la stessa diocesi così delimitata, noi la sottraiamo del tutto alla giurisdizione e al dominio e al potere dei venerabili fratelli nostri vescovi di Castro, Oviedo, Viterbo, Toscania e Bagnoregio. Per cui toglie questa parte di potere a questi vescovi. Una curiosità, diciamo, ecco la commenda, che poi a questo punto era diventata commenda. La commenda è stata per vario tempo, per vari secoli, parrocchia di Monte Vesconi. Le parrocchie di Monte Vesconi erano tre complessivamente, c'era Santa Margherita, la parrocchia di Santa Margherita, quella di San Flaviano e quella della Commenda. Era una parrocchia piccolissima perché da una visita pastorale del 1630 apprendiamo che gli abitanti erano 50, per cui i nuclei familiari erano circa 10, che riporta. E sappiamo che tutti si confessavano, in queste visite venivano specificato tutto quello che facevano, però tutti si confessavano, tutti facevano la Pasqua, rispettavano ecco, sì, la comunione della Pasqua, eccetera. Il parroco veniva un po' rimproverato perché non faceva il catechismo ai bambini, ma insomma, doveva essere punito, ma lì penso che i bambini sono stati. E questo fatto di una parrocchia così lontana credo che si spieghi proprio per il fatto che era così lontana, perché questi contadini che dovevano venire ogni domenica, insomma, a piedi, era un viaggetto, per cui in qualche modo hanno cercato di favorire questo fatto. E comunque per i battesimi però viene specificato che dovevano venire a Monte Vesconi, per cui il registro dei battesimi, chi nasceva alla commenda doveva venire a registrare i bambini a Monte Vesconi, e ancora dice la visita apostolica che non erano mai stati celebrati matrimoni lì nella chiesa della Commenda, perché evidentemente sono curiosità queste. Andando velocemente, la Commenda finisce in qualche modo, cioè la Commenda degli ospedalieri, dei Cavalieri di Malta, Rodi, come li vogliamo chiamare, con il governo repubblicano del 1798, quando viene requisita, per cui non viene restituita, diciamo, anche dopo la restaurazione, comunque rimane di proprietà non più della Chiesa, appunto questo è il 1798, mentre il 30 novembre 1811 all'asta pubblica indetta dall'amministrazione del debito pubblico degli Stati Romani, in virtù del decreto imperiale del 5 agosto 1810, che è un fine ancora napoleonico ovviamente, viene acquistata dai principi Doria Manfili. Questo avviene nel 1815. Nel 1919 i Doria Manfili la vendono, e la vendono a persone di Monte Vesconi, cioè Donati, e poi c'è due fratelli, Rosetto, Giuseppe e Pietro, che la comprano, i quali a loro volta la frazionarono, vendendola a varie persone, ovviamente era talmente grande, era più di 1000 ettari. Sì, forse un po' meno, ma insomma comunque era un'estensione veramente grande. Nel 1933 gli appezzamenti di terreno erano 168 e la trasformazione fondiaria risultava profonda e sostanziale. Il bosco, che già aveva caratterizzato la località tanto da farla definire in selva, perché infatti era San Giovanni Vittorio in selva, dell'estensione originaria di circa 1000 ettari, appunto, era ridotta a poco più di 200 ettari, e le terre disboscate erano state messe a coltura con l'impianto di vigneti, oliveti e frutteti. La terra della Commenda è stata sempre molto fertile, per cui c'era anche un mulino, c'erano corsi d'acqua, c'erano sorgenti, per cui è stato sempre un territorio molto apprezzato.
interessato. Attualmente i proprietari sono quadruplicati e l'estensione dei singoli appezzamenti è stata oggetto di una vera e propria polverizzazione, per cui ormai questa realtà della commenda è rimasta il numero più importante è quello dell'edificio e molto quello appunto del Luigi di Simone. Io adesso passerei la parola a Massimiliano che ci fa qualcosa. Cercherò di annullare il meno possibile con un breve excursus sulla storia proprio della controversia giudiziaria che si agitò tra Viterbo e Montefiascone per il possesso della commenda, per come è possibile ricostruirla dagli atti giudiziari che vengono stampati intorno agli anni 60 del 1800 e che sono tuttora consultabili alla biblioteca degli Arnelli di Viterbo. Se avete potuto vedere l'iscrizione che si trova nella sala qua vicino, si parla di una controversia finita nel 1866 e durata 129 anni, quindi inizia nel 1737. In realtà questa è soltanto l'ultima parte della controversia, che risale a molto molto tempo prima. Pensate che la prima traccia, sebbene non se ne hanno documenti, ma sono un accenno, atti giudiziari successivi nel 1353, quindi stiamo parlando della metà del XIV secolo. E non è un caso che proprio in quel periodo nasca questa controversia territoriale, perché si trova in un periodo in cui in effetti tra molte comunità confinanti sorsero delle controversie simili sul possesso di territori contesi. Per quale motivo? C'è una ragione storica ben precisa, e cioè tra la fine del 200 e i primi decenni del 1300 le curve demografiche delle città italiane non hanno raggiunto i massimi livelli, per cui si vengono a determinare problemi anche di sussistenza, di soddisfacimento dei fabbisogni alimentari delle popolazioni che erano in cerca di terreni nuovi da coltivare. Soprattutto pensate che all'epoca ovviamente non c'erano criteri di rotazione dei terreni come ci sono oggi, quindi i terreni sfruttati avevano rese molto basse, quindi le comunità avevano necessità di trovare nuovi appezzamenti, nuovi territori da poter appunto mettere a cultura, e quindi ecco perché si inquadra questa controversia, nasce proprio alla metà del 1300. E come dicevo, prima notizia 1353, ma non abbiamo documenti. Il primo documento invece che abbiamo, che possiamo consultare, è del 1359. All'epoca, appena un anno prima, nel 1358, la sede del rettore del patrimonio di San Pietro, quindi la sede di colui che stava a capo della provincia in cui si trovava insieme a Montefiascone di Viterbo, era stata trasferita da Montefiascone, dove si trovava dall'inizio del 1200, a Viterbo. E sfruttando questa situazione, Viterbo imbalzì nei confronti di Montefiascone, e siccome Montefiascone nei decenni precedenti aveva fatto, dopo il fallimento di una ribellione guelfa nel 1315, aveva fatto parte per un tot di anni, una decina d'anni, del territorio di Viterbo, i viterbesi riprendono queste mine espansionistiche nei confronti di Montefiascone. I Montefiascone si capiscono che sono nuovamente in pericolo, perché il Viterbo all'epoca era molto più forte di Montefiascone, anche grazie appunto al trasferimento della sede del rettore, e quindi sentendosi minacciati dai viterbesi si rivolgono al Papa, che all'epoca era Innocenzo VI e si trovava nella riunione, supplicandolo affinché ponesse dei termini precisi, dei confini precisi e inviolabili tra le due comunità. E il Papa, Innocenzo VI, dette incarico di procedere a questa confinazione al rettore della provincia del patrimonio, che all'epoca era Giordano Orsini. Giordano Orsini ha solo incarico dei giudici subdelegati, ci sono vari accessi, vengono sentiti testimoni sul posto, quindi si recano, sia le due parti contendenti si recano proprio sulla commenda, interrogano gli abitanti della commenda sulla base di documenti che all'epoca esistevano, che purtroppo oggi non esistono più, si istruisce questa causa e il rettore Orsini individua dei punti da cui poi i giudici da lui delegati tracciano le linee con cui appunto demarcano i confini precisi della comunità di Viterbo e di Montefiascone. E la caratteristica di questa, della sentenza che poi viene pronunciata, che proprio perché pronunciata da Orsini, che ha richiamato l'Orsini del 25 di giugno, mi sembra, del 1859,
e che la commenda diventa a quel punto, proprio per evitare attriti tra le due comunità confinanti, diventa una sorta di territorio conoscimento, cioè non viene riconosciuto né di Viterbo né di Montefiascone, ma ha una autonomia giurisdizionale, viene assoggettata semplicemente al potere temporale e spirituale del commendatore dei Cavalieri di San Giovanni, che si trovano lì da circa un secolo almeno, insomma, dalla metà, probabilmente dalla metà del 200. Quindi con il logo di Sinistra del 150 la commenda non appartiene né a Viterbo né a Montefiascone, ma è un'entità autonoma. Le cose però cambiano di lì a poco. Nel 1369, come diceva prima Giancarlo, Montefiascone viene eletta a città e sede vescovile da Urbano V. A quel punto sono i Montefiascone che si imbalanziscono un pochino e quindi, consci dell'importanza del nuovo ruolo assunto, iniziano a rivolgere supplica al Papa affinché venga esteso il territorio del comune, quindi parliamo quindi ovviamente di giurisdizione non spirituale, quindi non del territorio della diocesi, ma di giurisdizione comunale, quindi il territorio del comune. E questa supplica viene rivolta più che altro non a Papa Urbano V, perché muore l'anno dopo aver dominato Montefiascone città, quindi non hanno il tempo di provvedere, anche perché poi si trasferisce nuovamente da Rimini, ma al suo successore, che è appunto XV Giancarlo, quello XI. E questo Papa, in effetti, coglie l'occasione di una ribellione che mi pare che scoppia nel 1375, quindi appena pochi anni dopo, insomma, la nomina di Montefiascone la città. Durante questa ribellione, sia Viterbo che Bolsena parteggiavano per il Francesco Livico, che era amico del Papa della Chiesa e voleva sviluppare il territorio. E mentre Montefiascone rimane infedele al Sergio Pontificio, quindi Gregorio XI, per premiare Montefiascone, al tempo stesso unire Viterbo e Bolsena, toglie i territori a queste due comunità e li assegna a Montefiascone. A Viterbo mi pare che toglie Cornossa, sulle linee dell'Arco, Montaliano vicino Marta, Castel Fiorentino, mentre a Bolsena toglie il Castello di Cimino. Per quanto riguarda invece la commenda, è il Papa stesso, Gregorio XI, che decide di in qualche modo derogare quello che prevedeva il Papa Orsini e quindi invece di farlo un'entità autonoma, la annette al territorio di Montefiascone. Quindi per la prima volta, nel 1377, con Gregorio XI, la commenda entra a far parte del territorio di Montefiascone. Poi che succede? In realtà poi anni dopo questo privilegio, questa bolla di Gregorio XI viene parzialmente revocata e poi è qui in realtà che si arriva tutta la controversia anche che si è girata negli anni successivi, perché tra Urbano VI e Bonifacio IX, i due interventi dei due pontefici alla fine del 300, revocano i privilegi che il Papa Gregorio XI aveva concesso a Montefiascone e restituiscono a Viterbo e a Bolsena i territori che avevano in precedenza tolti. Però che succede? Che se vi ricordate, il Lodo Orsini aveva fatto della commenda un territorio che probabilmente la commenda si teneva un po' in Viterbo prima del Lodo Orsini apparteneva effettivamente a Viterbo. Però il Lodo Orsini, come abbiamo detto, l'aveva resa un'entità autonoma. Quindi a quel punto è vero che soprattutto il Urbano VI e appunto con il Bonifacio IX revocano questo privilegio di Montefiascone restituendo le terre tolte a Viterbo e a Bolsena. Però la commenda non aveva fatto parte in realtà né di Viterbo né di Bolsena. E quindi i Montefiascone si la considerano come la cultura la considerano come parte del proprio territorio. E in effetti per circa 200 anni la situazione è questa, cioè effettivamente non solo i Montefiascone la considerano come parte del proprio territorio, ma anche quello che la inseriscono anche nel catasto, ma anche i papi, i governatori della provincia, gli stessi commendatori dei Cavalieri di San Giovanni che appunto stanno alla commenda, la considerano come territorio di Montefiascone, si parla sempre di commenda di Montefiascone. Lo stesso Annibalcano, quando fa l'atto di Concordia nel 1565, la chiama commenda di Montefiascone. E in effetti Montefiascone che esercita su questo territorio la giurisdizione temporale, quindi le cause sono portate avanti dal Tribunale del Podestà del governatore di Montefiascone. Gli statuti che si osservano sono quelli di Montefiascone, c'è proprio un documento che parla di quali statuti fossero quelli che si osservavano alla commenda durante questo periodo. E anche le tasse, soprattutto le tasse sul macinato, le tasse sul sale, erano pagate a Montefiascone. Quindi effettivamente c'è un periodo di tempo che probabilmente è intorno ai 300 anni, un periodo di tempo lunghissimo, in cui Montefiascone esercita effettivamente un possesso di fatto
sulla moneta. Le cose però cambiano perché all'inizio, negli anni 30 del Settecento, perché in quel periodo il Papa, mi pare all'epoca fosse Clemente XII, decide di ristrutturare la Strada Cassia, che come sapete ovviamente passa sia a Viterbo che a Monte Cascone, e stabilisce che le comunità devono partecipare alle spese per la ristrutturazione della Cassia in proporzione al tratto di strada che passa nei rispettivi territori. E a quel punto Monte Cascone, i governanti di Monte Cascone chiedono ovviamente alla commedia, perché questa era sempre, per loro non erano convinti che appartenessero alle loro, quindi chiedono all'ordine generoso militare, quello dei Cavalieri di San Giovanni, di contribuire al pagamento di questa tassa per la ristrutturazione della Strada Cassia. Però a quel punto il commendatore, che all'epoca era Papiro Bussi, e il commendatore che era la commedia, rifiuta di pagare questa tassa e instaura un giudizio davanti alla congregazione della Sacra Congregazione del Buon Governo, che all'epoca era il tribunale a cui erano venute le cause tra le comunità territoriali. E a questo punto che succede? Che Viterbo coglie l'occasione, coglie la palla al balzo e interviene in questo giudizio, perché forse era arrivato il momento giusto, pensano, di togliere la commenda a Montecascone. E in effetti con la prima sentenza che viene messa, considerate che il giudizio viene introdotto nel 1737, ecco, i 129 anni di cui parla l'iscrizione. L'anno successivo, 1738, viene emanata la cosiddetta sentenza Naro, dal nome del segretario della Sacra Congregazione, Monsignor Naro, e questa è effettivamente la ragione di Viterbo, quindi la commenda nel 1738 torna a Viterbo, di cui probabilmente aveva fatto parte prima dell'Ordine del 1359. Però i Montecascone sicuramente non ci stanno e propongono un appello alla stessa congregazione del Buon Governo. E pochi anni dopo, nel 1742, la sentenza Antamoro, anche in questo caso Monsignor Antamoro era il presidente del tribunale, ribalta la sentenza di Locrati e la commenda torna nuovamente a Montecascone. A questo punto prego, sono i debesi che non ci stanno, perché devono scopare quello che avevano studiato per un sacco di anni, e quindi riescono a coinvolgere nel giudizio anche i doganieri del patrimonio. Quindi si crea una situazione per cui la causa viene avvocata dalla Sacra Congregazione, probabilmente non era a favore di Viterbo, a un altro tribunale, il tribunale della Pera Carra. E questo nel 1757, quindi siamo abbastanza avvicinati come Italia, nel 1757 pronuncia una nuova sentenza, la cosiddetta sentenza Bianchi, e questa dà ragione nuovamente a Viterbo. Però ancora una volta a Montecascone che non ci sta, perché vedete sfumare su una situazione che era consolidata da ormai molti secoli, e si sentivano anche un po' presi in giro, perché pare che i documenti di viterbesi, questo ovviamente a dire la verità si trova scritto negli atti che presentavano gli avvocati della comunità di Montecascone, perché ovviamente gli avvocati di Viterbo erano soltanto i difensivi, però i montecasconesi si erano sentiti un po' defraudati, perché pare che questi documenti, molti dei documenti che erano accampati di viterbesi, fossero in realtà non genuini. Per cui i montecasconesi propongono un appello nuovamente a questo tribunale di Viterbo, e viene fatto un nuovo accesso nel 1759, tra l'altro rimane ancora una bellissima mappa che viene redatta nell'occasione. E nel 1761, a quel punto, nuova sentenza. L'ultima, questa in realtà è l'ultima sentenza per un bel po' di tempo. Nel 1761, Monsignor Scheliman emette una sentenza con cui effettivamente, basandosi sull'Odolzin, che poi tutta la controversia della commenda si rifà all'Odolzin, a quello che c'era scritto all'Odolzin nel 1859. Scheliman dà ragione in maniera definitiva a Montecascone, 1761. Però i viterbesi ancora una volta non sono d'accordo, ovviamente a quel punto però non c'è più possibilità di portare la causa in appello, perché il Monsignor Scheliman si era annunciato in ultimo grado. Quindi i viterbesi cominciano un po', insomma, a interessare conoscenze varie, cominciano ad esserci anche delle sorte di delle lotte tra montecasconesi, proprio delle lotte anche puramente fisiche al confine della commedia, e a quel punto interviene il Papa, perché si preoccupava della possibilità che sorgessero disordini, come in effetti si era verificato negli anni passati,
L'anno successivo alla sentenza Scheimann, quindi nel 1762, il Papa, che era Clemente XIII, prende in mano la situazione, ovviamente non voleva fare, il Papa aveva la possibilità appunto di sciogliere i giudicati, a differenza degli altri soggetti, e decide di dare, diciamo, invita le due comunità a trovare una soluzione concordata e quindi a mettersi d'accordo tra di loro, perché effettivamente insomma, questa altalena, no, i giudicati vari, prima di Terno, poi Montefiascone, effettivamente la situazione a quel punto sarà un po' confusa. Quindi il Papa, per evitare queste difficoltà sulla vada avanti, che creano problemi di ordine pubblico, invita le due comunità a trovare una soluzione concordata, che però non arriva. Quindi passano in realtà molti decenni, continua questa lotta tra Montefiascone e Viterbo, finché improvvisamente le cose cambiano nel 1827. Nel frattempo c'è da dire anche che nel 1812, come diceva prima Giancarlo, la Romagna non fa più parte, non è più proprietà dei cavalieri di Malta, ma diventa proprietà della casa d'oro, dei principi d'oro. E però appunto la questione sulla competenza territoriale permane. Nel 1827, nonostante l'ultimo atto fosse la sentenza Scheimann che aveva dato ragione a Montefiascone, improvvisamente viene fatto un nuovo riparto territoriale, quindi un atto legislativo in questo caso, sanzionato dal Papa Leo XII. E questo atto normativo, che è individuato i confini delle comunità, improvvisamente non si sa bene neanche per quale motivo, probabilmente amicizie di viterbesi che contavano di più rispetto a quelle di montefiascolesi. Quindi improvvisamente si trova di contingare una commenda in questo atto normativo che era inserita nel comune di Viterbo. A questo punto la cosa è un po' particolare, perché l'ultima sentenza aveva dato ragione ai montefiascolesi, però improvvisamente si trovano privati del territorio che era stato riconosciuto in forza di una sentenza definitiva. Il Papa ancora una volta interviene, in Montefiascone infatti ovviamente non si poteva fare una causa contro un atto normativo. È una cosa impossibile, quindi l'atto normativo, tra l'altro sanzionato dal Papa, era carattere definitivo. Quindi Montefiascone si rivolge al successore di Leone XII, che è Gregorio XVI, e gli chiede di intervenire a loro favore, quantomeno insomma, di riformare il riparto territoriale, riconoscendo quello che era il loro diritto, cioè il diritto territoriale di appartenenza della Romagna. E Gregorio XVI nel 1831 non se la sente di abrogare l'atto del suo predecessore, ma ancora una volta, riprendendo in mano il rescritto del 1762, invita le parti a una soluzione concordata, precisando che nel caso in cui non fosse stato possibile trovare appunto un accordo, si sarebbe pronunciato in ultima e definitiva istanza il tribunale che allora era competente nelle cause di quel tipo, cioè la Sacra Congregazione del Censo. Effettivamente questo accordo ancora una volta non avviene, perché le due comunità erano su posizioni inconciliabili. Quindi passano alcuni decenni dall'invito di Papa Gregorio XVI e nel 1862 circa, 61-62, preso atto appunto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione concordata, le due comunità si rivolgono appunto alla Congregazione del Censo. Inizia quindi una causa che dura in realtà pochi anni. Durante questa causa il tribunale invita ancora una volta le parti a trovare una soluzione concordata che non arriva, dopodiché prendendo atto appunto dell'impossibilità di trovare una soluzione amichevole, il tribunale decide di mettere una sentenza definitiva. E questa sentenza definitiva ancora una volta basata sia sul dopo il segno del 1359 che sulla sentenza Scheimann del 1761 dà ragione a Montefiascone. Quindi il 5 dicembre del 1865 viene emanata questa sentenza della Sacra Congregazione del Censo che attribuisce in definitiva la commenda a Montefiascone. Al tempo stesso però i giudici riconoscono che i diritti dei viterbesi non erano completamente infondati. C'è un documento da cui emergeva che effettivamente qualche, seppur limitato, diritto dei viterbesi sulla commenda effettivamente c'era stato. E quindi con questa sentenza con la quale riconoscono Montefiascone proprietà della commenda, condannano però lo stesso comune di Montefiascone al pagamento di un canone annuo a favore di Viterbo di 30 scudi, che non è tra l'altro una cifra esorbitante, con la possibilità però di liberarlo, quindi di affrancare appunto al pagamento di questo canone facendo un versamento una tantum più consistente. E in effetti Montefiascone, che ovviamente ormai aveva vinto, quindi non vedeva l'ora di poter eliminare qualsiasi diritto di ritardo sulla commenda, l'anno successivo, 1866, paga in unica soluzione 600 scudi e con questi 600 scudi affranca definitivamente
e il territorio della Comenda da qualsiasi diritto di tempo. Quindi il 21 maggio del 1866 il notaio Cristino Borgassi, che poi sarebbe diventato pochi anni dopo sindaco di Viterbo, Luigi Matto, tra le comunità di Viterbo, la comunità di Viterbo e la comunità di Montesco, in cui si prende atto del pagamento di questi 600 scudi di affrancazione del canone, e definitivamente da un momento in poi la commenda diventa proprietà del comune di Montesco, e quindi si pone fine in questo modo alla controversia che se fate il conto è durata più di 500 anni. E qui finisce. Volevo avvertire che facciamo un piccolo rinfresco, un aperitivo, ecco, più che altro, per cui chi ha retto fino ad ora, se non altro, viene in qualche modo sollevato con un piccolo aperitivo. Le cose che ha detto, molte non riconoscevo, perché mi fa molto piacere. Vi volevo semplicemente avvertire che oggi pomeriggio c'è un intervento dove c'è il nostro amico Galeotti, c'è Romualdo Luzzi e Fabiano Bucchicchio, il quale fra l'altro ha un'altra, altre notizie che ha riscontrato, e quindi dalle 18 continuiamo alla commenda con questo argomento che almeno per quanto mi riguarda, forse perché sono pastorale interessato, mi intriga un po', e quindi ci sarà il seguito dopo. Io prima di chiudere volevo anche ringraziare l'assessore che era venuto, tra l'altro già l'ha detto il sindaco, ma lo vorrei sentire anche dalla viva voce dell'assessore, se riusciamo a dargli una migliore collocazione a quella targa, visto tutta la storia che c'è dietro, e poi soprattutto su questo discorso di poter fare una giornata all'anno dedicata ad esempio a Nibalcaro, che sicuramente ha rappresentato qualcosa sul territorio. Io vi ringrazio. L'amministrazione, come già stamattina, si è resa disponibile, sicuramente sarà disponibile anche ogni anno, se voi vorrete dedicare una giornata a Nibalcaro e alla commenda. Quindi vi esorto a proporre un'iniziativa voi stessi, e sicuramente con il sindaco e io come assessore agli eventi e alla promozione del territorio saremo ben lieti di affiancarvi e sostenervi. E per quanto riguarda il monumento, adesso insieme al sindaco cercheremo, sicuramente verrà ripulito, ora faremo l'esposizione agli operai di ripulirlo, e vediamo se possiamo organizzare qualcosa, magari col fatto che c'è l'ascensore sarebbe possibile anche visitarlo, non so, adesso studieremo qualcosa, magari guardateci anche qualche idea. Vi ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie. Allora, l'aperitivo è fuori, quindi appena uscite...